Ciao a tutti i videomatori e a tutte le videomatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questa nuova autodiscussione che altro non è che una discussione che faccio da solo in auto e poi la guardate in un milione. Mi saluto a tutti, mi scuso per la voce, il raffreddore, ho la raffreddore, febbre, mal di gola, mal di pancia, come se fossimo in ottobre, ma siamo in luglio. Sarà colpa del riscaldamento climatico, del cambio climatico, che ha un freddo barbino e siamo ancora in luglio. Ho visto qualche piccolo pezzo del grande confronto che c'è stato negli Stati Uniti tra Donald Trump e Joe Biden. Come saprete sicuramente, negli Stati Uniti è molto di moda il versus, confronto diretto, no? Tra i candidati alla Casa Bianca delle prossime elezioni, a fine mandato di Joe Biden, c'è Donald Trump, tra quelli più votati. E ho visto qualche pezzo, non tutto perché in verità non c'era poi tantissimo da dire né tantissimo da vedere, e questo è già il primo punto. Un punto di una tristezza immane, proprio pensare che gli Stati Uniti dovrebbero essere, rappresentare la democrazia nel mondo, dovremmo essere l'esempio che tutto l'Occidente vuole seguire, dovremmo essere la democrazia da esportare in tutto il mondo. Abbiamo due pensionati, uno un giocatore di golf con un parrucchino giallo, un chilo di terra in faccia come andava negli anni 80, truccato come una delle prostitute che lui frequenta e ha sempre frequentato in tutta la sua vita, un puttaniere, dai, un Berlusconi americano. In verità sono due figli di della stessa epoca, no? Sono un po' il classico industrialotto che si compra qualsiasi cosa, che venera il dio soldo per tutta la sua vita, che ne fa una ragione della sua esistenza, che quindi tutto ha un valore, tutto si può comprare. Lui, avendo soldi, dimostra che tutto si può comprare, è il perfetto americano ed è anche il perfetto italiano, Berlusconi, per americanizzare l'Italia, devastarla, usando un sinonimo. Insomma, un puttaniere, uno che compra qualsiasi cosa, si è comprato una moglie giovane, ne aveva una più vecchia, si compra qualsiasi cosa e adesso si vuol comprare anche la visibilità. Il punto di una tristezza immane, perché lui rappresenta per milioni di persone americane e non anche italiani, c'è il Trump Fan Club anche in Italia, di gente che stravede in lui, che vede come l'unica risorsa, l'unica speranza per un popolo, per un occidente che è verso il disastro, sull'orlo del baratro, Trump sarebbe la speranza. Immaginate che dall'altra parte c'è Joe Biden, un senile in uno stato pietoso, ma non da adesso. Io feci un video, credo di 3 anni fa, forse era fine 2021, vado a memoria, dopo magari ve lo linko qua da qualche parte, intitolandolo Rimbambiden. Fui uno dei primi a usare questo termine perché suonava benissimo, Rimbambiden. Beh, lui in questi 3 anni non è di certo migliorato, anzi è caduto proprio a picco, cioè si parla, stringe la mano all'amico immaginario, non è in grado di trovare l'uscita dal palco. Hanno messo per mesi una persona dedita a accompagnarlo all'uscita da ogni suo comizio, fatto sempre con l'auricolare e quindi ripetendo quello che sentiva nell'auricolare, a volte ripetendo il gobbo, c'è un monitor che passa il suo testo, famosissima la volta che lui lesse "Vai a capo e segui la riga", e lesse così durante il comizio, come quando poi va a ruota libera e parla degli Apache, degli indiani d'America, confonde Macron per Mitterrand, ne fa di cotte di crude, ma il suo esercito del fan club, degli utili idioti italiani, ma di tutto il mondo, ignorano la realtà, sono fatti apposta.
li istruiscono per ignorare la realtà, è loro, la cosa che gli riesce meglio è ignorare la realtà, l'hanno fatto per 4 anni a fila, farlo per un anno in più, un anno in meno non dice niente. Bene, abbiamo un senile completamente telecomandato dal clan Obama-Clinton, sappiamo chi c'è dietro, non c'è bisogno di fare grandi investigazioni, di essere chissà quale giornalista, d'altra parte i giornalisti non esistono, quindi non c'è da meravigliarsi che queste notizie sia io a darvele, magari per la prima volta che sentite dire che dietro a Joe Biden c'è la Clinton e c'è Obama, magari no, molti di voi sicuramente no. Ma a parte il fatto che dovrebbe preoccuparvi almeno altrettanto chi c'è dietro a Trump, perché non pensate che lui ragioni e prenda decisioni in autonomia, proprio sarebbe credere alla Befana e credere a Spider-Man o Superman che vi verrà a salvare proprio un attimo prima dell'esplosione della Terra. Il problema fondamentale è che sono due salme, sono due zombie. Perché è vero che il dialogo che c'è stato tra questi due, da una parte avevamo un senile che non era in grado di spiaccicare una parola, ha avuto dei momenti che duravano ore, istanti che sembravano durare ore, dove tartagliava, farfugliava, aveva gli occhi così aperti come se avesse due pinzette, come se fosse qualcuno da un'altra parte avesse spinto il bottone, sapete, mo' di collare elettrico che gli tira tutti i nervi del viso. Una roba scandalosa, vergognosa, che anche il più titolato giornale, proprio telecomandato e telepilotato dalla sua parte, ha dovuto per forza ammettere che Joe Biden deve essere rimpiazzato. Si è già fatto l'elenco dei nomi, chiaramente c'è Michelle Obama tra le prime, come potrebbe mancare. Hanno visto che non ha funzionato la Clinton, provano con Michelle Obama. Ma il problema fondamentale, e che è anche la mia domanda, ma non c'è nessun altro in grado di presentarsi alle elezioni? Cioè abbiamo la scelta che abbiamo, tra virgolette, hanno la scelta che hanno, la scelta che ha l'Occidente è tra Trump, un giocatore di golf fallito e un vecchio senile? Cioè è qua la scelta, perché è tragicomico, cioè questi sono al comando della NATO, sono al comando del dollaro, due armi di distruzione di massa, tutte e due, fatte per offendere, non per difendere, due armi che sono letali per milioni di persone, in mano a due personaggi inqualificabili. Cioè, siamo veramente al peggio del peggio del peggio. Per carità, in Francia abbiamo Mélenchon, la Le Pen e Macron, quindi non ci meravigliamo se non c'è limite al peggio, però almeno sanno parlare, sono lucidi, non sono due ospiti di una casa di riposo. In Italia si parla di scappati di casa, questi sono scappati da una casa di riposo. Insomma, una vergogna senza fine, senza fondo, proprio stiamo raschiando il fondo e lo stiamo facendo con gusto. C'è una gara a chi raschia più veloce il fondo, c'è una competizione tra i giornalisti a chi non fa domande, a chi striscia prima più in fretta il pavimento, lo lucida, lo lecca e lo lascia pulito per quello che arriva dopo. Non c'è limite al peggio. Bene, scrivetemi quello che ne pensate qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima autodiscussione.